Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Eccoci qui con un nuovo episodio di Learn Italian with the News. This is a targeted listening practice where I'll present four new stories in slow Italian and I will ask you some questions. At the end of the video I will repeat everything at a more natural speed, so you can check if you have improved your comprehension. Turn on subtitles to follow along more easily and download the free transcript with English translation so you can review new vocabulary. Andiamo! Learn Italian with the news. Questa settimana apriamo il nostro telegiornale con lo sport. L'11 giugno scorso è iniziato il campionato europeo di calcio, edizione 2020, che era stato rinviato a causa della pandemia da coronavirus. Il torneo si disputava regolarmente ogni 4 anni dal 1960, anno in cui si tenne la prima edizione in Francia. In occasione del 60° anniversario del campionato, le partite non si sono svolte in un singolo paese ospitante, bensì in 11 città europee diverse. La prima giornata si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma, mentre le semifinali e la finale sono state disputate al Wembley Stadium di Londra. Hanno partecipato al torneo le 24 nazionali europee che avevano superato la fase di qualificazione nel 2019. Il campionato ha raggiunto la fase finale all'inizio di questo mese e si è concluso domenica 11 luglio con la finalissima. Il meccanismo dell'eliminazione diretta ha portato all'esclusione clamorosa di molte delle nazionali più importanti agli ottavi di finale. Vediamo il tabellone delle ultime partite disputate dalle squadre in lizza per il trofeo UEFA Euro 2020 e il nome del vincitore. Le finaliste erano Italia e Inghilterra. Dopo una partita combattuta, la nazionale italiana si è imposta su quella inglese ai calci di rigore, conquistando così il titolo di campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. Quando si è disputata la prima edizione del campionato europeo di calcio? I primi europei di calcio si sono disputati nel 1960. Quando si è svolta la finalissima di UEFA Euro 2020? La finalissima si è svolta domenica 11 luglio. E ora un breve aggiornamento sulla situazione coronavirus. In Italia la riapertura delle attività procede secondo i piani del governo e dal 28 giugno scorso non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, ma soltanto quando è possibile garantire il distanziamento tra le persone. Secondo i dati di fine giugno, oltre metà della popolazione italiana ha ricevuto almeno una dose di vaccino e quasi un terzo ha completato il ciclo vaccinale. I viaggi e gli spostamenti tra Stati membri dell'Unione Europea sono attualmente consentiti a chi dispone della certificazione verde Covid-19, un documento digitale o cartaceo che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o un risultato negativo al test. C'è comunque preoccupazione per l'arrivo in Italia della cosiddetta variante Delta del coronavirus, che ha causato una gravissima ondata di contagi in India e che si sta diffondendo rapidamente nel Regno Unito e in Europa. Il commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, rimane cautamente ottimista, ma ribadisce che non è ancora il momento di abbassare la guardia. Che cos'è la certificazione verde Covid-19?
La certificazione verde è un documento che consente di viaggiare a chi è vaccinato, è guarito dal Covid o ottiene un risultato negativo al tampone. Con le temperature record raggiunte in questo ultimo periodo in Italia e in diverse parti del mondo, torna alla ribalta il dibattito sul cambiamento climatico e il riscaldamento globale. A fine giugno è stata registrata un'ondata di calore senza precedenti in zone tradizionalmente risparmiate dalla calura estiva, come gli Stati Uniti nord-occidentali e il Canada, dove la temperatura ha superato i 46 gradi. In Italia si sono registrate temperature prossime ai 40 gradi, in particolare sulla Sicilia e in tutto il sud, causate dall'anticiclone africano che porta aria calda e umida dal Mediterraneo meridionale sulla nostra penisola. Il caldo estivo prolungato non è una situazione insolita per l'Italia, ma ondate di calore di questa portata rappresentano un importante rischio per la salute, in particolare per chi soffre di disturbi cardiovascolari e respiratori. Il Ministero della Salute pubblica sul suo sito web dei bollettini delle ondate di calore nelle principali città italiane, che è possibile consultare per tutelare la propria salute in condizioni di caldo eccezionale. Che cos'è una ondata di calore? Un'ondata di calore è una situazione di caldo estremo che può mettere a rischio la salute delle persone. Anche in Italia giugno è il mese dell'orgoglio gay, durante il quale si susseguono in numerose città sfilate ed eventi a favore dei diritti della comunità LGBT. La prima parata dell'orgoglio gay in Italia si svolse a Roma nel 1994, ben 25 anni dopo il primo Gay Pride di New York. E da sempre queste manifestazioni sono accolte da dibattiti e polemiche e sono osteggiate dalla Chiesa Cattolica, che ha tuttora una grande influenza sulla politica e sull'opinione pubblica in Italia. Quest'anno l'atmosfera è particolarmente infuocata dalla discussione sulla proposta di legge contro l'omotransfobia, presentata dal deputato Alessandro Zan, che vuole introdurre delle aggravanti per l'incitazione alla violenza e alla discriminazione in base all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità. Le associazioni per i diritti degli omosessuali e i partiti di centro-sinistra ne sostengono l'approvazione, ma la proposta di legge è da tempo ferma in Parlamento per l'opposizione delle altre forze politiche e del Vaticano. Alla sfilata del Gay Pride di Milano, cui ha partecipato anche il sindaco della città, la parola d'ordine è stata «Il tempo è scaduto». Di che cosa tratta la proposta di legge Zan attualmente in discussione in Parlamento? La proposta di legge Zan vuole contrastare la discriminazione delle persone omosessuali, transessuali e disabili. Ready to listen to these new stories again like a real TV presenter would read them? I'll speak very quickly, so listen carefully. Questa settimana apriamo il nostro telegiornale con lo sport. L'11 giugno scorso è iniziato il campionato europeo di calcio, edizione 2020, che era stato rinviato a causa della pandemia da coronavirus. Il torneo si disputava regolarmente ogni 4 anni dal 1960, anno in cui si tenne la prima edizione in Francia. In occasione del 60° anniversario del campionato, le partite non si sono svolte in un singolo paese ospitante, bensì in 11 città europee diverse. La prima giornata si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma, mentre le semifinali e la finale sono state disputate al Wembley Stadium di Londra.
Hanno partecipato al torneo le 24 nazionali europee che avevano superato la fase di qualificazione nel 2019. Il campionato ha raggiunto la fase finale all'inizio di questo mese e si è concluso domenica 11 luglio con la finalissima. Il meccanismo dell'eliminazione diretta ha portato all'esclusione clamorosa di molte delle nazionali più importanti agli ottavi di finale. Vediamo il tabellone delle ultime partite disputate dalle squadre in lizza per il trofeo UEFA Euro 2020 e il nome del vincitore. Le finaliste erano Italia e Inghilterra. Dopo una partita combattuta, la nazionale italiana si è imposta su quella inglese ai calci di rigore, conquistando così il titolo di campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. E ora un breve aggiornamento sulla situazione coronavirus. In Italia la riapertura delle attività procede secondo i piani del governo e dal 28 giugno scorso non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, ma soltanto quando è possibile garantire il distanziamento tra le persone. Secondo i dati di fine giugno, oltre metà della popolazione italiana ha ricevuto almeno una dose di vaccino e quasi un terzo ha completato il ciclo vaccinale. I viaggi e gli spostamenti tra Stati membri dell'Unione Europea sono attualmente consentiti a chi dispone della certificazione verde Covid-19, un documento digitale o cartaceo che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o un risultato negativo al test. C'è comunque preoccupazione per l'arrivo in Italia della cosiddetta variante Delta del coronavirus, che ha causato una gravissima ondata di contagi in India e che si sta diffondendo rapidamente nel Regno Unito e in Europa. Il commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, rimane cautamente ottimista, ma ribadisce che non è ancora il momento di abbassare la guardia. Con le temperature record raggiunte in questo ultimo periodo in Italia e in diverse parti del mondo, torna alla ribalta il dibattito sul cambiamento climatico e il riscaldamento globale. A fine giugno è stata registrata un'ondata di calore senza precedenti in zone tradizionalmente risparmiate dalla calura estiva, come gli Stati Uniti nord-occidentali e il Canada, dove la temperatura ha superato i 46 gradi. In Italia si sono registrate temperature prossime ai 40 gradi, in particolare sulla Sicilia e in tutto il sud, causate dall'anticiclone africano che porta aria calda e umida dal Mediterraneo meridionale sulla nostra penisola. Il caldo estivo prolungato non è una situazione insolita per l'Italia, ma ondate di calore di questa portata rappresentano un importante rischio per la salute, in particolare per chi soffre di disturbi cardiovascolari e respiratori. Il Ministero della Salute pubblica sul suo sito web dei bollettini delle ondate di calore nelle principali città italiane, che è possibile consultare per tutelare la propria salute in condizioni di caldo eccezionale. Anche in Italia giugno è il mese dell'orgoglio gay, durante il quale si susseguono in numerose città sfilate ed eventi a favore dei diritti della comunità LGBT. La prima parata dell'orgoglio gay in Italia si svolse a Roma nel 1994, ben 25 anni dopo il primo Gay Pride di New York. E da sempre queste manifestazioni sono accolte da dibattiti e polemiche e sono osteggiate dalla Chiesa Cattolica, che ha tuttora una grande influenza sulla politica e sull'opinione pubblica in Italia. Quest'anno l'atmosfera è particolarmente infuocata dalla discussione sulla proposta di legge contro l'omotransfobia, presentata dal deputato Alessandro Zan, che vuole introdurre delle aggravanti per l'incitazione alla violenza e alla discriminazione in base all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità. Le associazioni per i diritti degli omosessuali e i partiti di centro-sinistra ne sostengono l'approvazione, ma la proposta di legge è da tempo ferma in Parlamento per l'opposizione delle altre forze politiche e del Vaticano. Alla sfilata del Gay Pride di Milano, cui ha partecipato anche il sindaco della città, la parola d'ordine è stata: il tempo è scaduto. Ed eccoci alla fine del video. Did you watch the previous episodes? You can find them all on our channel and on our website with all the transcripts. Have a look!
And please leave a comment to let me know if you found this useful. Arrivederci a presto!